che durante, dentro al patriarcato, la donna diventa invisibile, ma è lei che regge tutto. Il suo lavoro non retribuito, il suo lavoro di cura, il suo lavoro di rimettere tutti quelli che sono parte della sua famiglia, del suo gruppo, in grado di ricominciare il giorno dopo. Questo è il lavoro invisibile delle donne. Ora, le donne però devono anche rendersi conto che non possono alimentare un progetto che sta distruggendo la vita intera di questo pianeta, non solo la vita delle donne. Da sole nessuna di noi arriva da nessuna parte. Si tratta proprio di ritessere con infinita pazienza e con infinito amore quella rete di relazione tra donne che ha retto per migliaia e migliaia di anni le civiltà pacifiche della Terra. Con la rottura di queste relazioni, una rottura forzata, il mondo è andato nella direzione distruttiva di cui adesso si stanno manifestando e rendendo visibili un po' a tutti gli effetti. È indubbio che le religioni monoteiste, che tra l'altro sono tutte nate nel Mediterraneo, che a questo punto sembra veramente un bacino di incubazione, quasi di un incubo partorito dall'umanità, le religioni monoteiste, dicevo, hanno avuto un peso definitivo nello schiacciamento, ma non tanto delle donne in quanto tali, proprio di un'energia femminile che è un'energia che è creativa, che è conservativa, che cura e nutre, ed è un'energia che è basata sul senso della connessione con tutte le forme viventi del pianeta, e non solo del pianeta, del cosmo. Ora, questa è stata una visione che ha dominato, anche se dominato è una parola orrenda, che è prevalsa su altre, ma che è stata la visione per migliaia e migliaia e migliaia di anni, quando appunto tra umano e tutte le altre forme della natura non c'era un salto, una separazione. È stata, forse alcuni la spiegano in questo modo, una prima grossa mutazione climatica che è avvenuta intorno a, dopo la fine dell'ultima glaciazione, che ha cambiato il clima di grandi parti del pianeta, che ha innescato quei movimenti migratori e quel cambio di paradigma che non risale a 2000 anni fa. 2000 anni fa c'è solo, come dire, una messa a fuoco definitiva e radicale. Ma questo è un processo iniziato 4.000 anni prima della nascita di Cristo, quando appunto queste popolazioni a cavallo e armate con armi di metalli sono sciamate sia verso l'Europa che verso l'India, anche a piccoli gruppi, ma costantemente per due millenni, finché sono riuscita ad avere la meglio, o ibridandosi o comunque cancellando la meravigliosa civiltà che l'Europa del Neolitico aveva conosciuto. Quindi è un fenomeno che ha radici lontane, che come dire, non è finalizzato contro le donne, ma contro la visione del funzionamento del cosmo e della vita che le donne rappresentavano. Quando questa si è inclinata, si sono messe in moto altre energie probabilmente determinate da un desiderio estremo di sopravvivenza, perché non ricordiamo che, cioè non dimentichiamo che per le nostre antenate e i nostri antenati nel tempo, la dea non era solo la madre buona, era anche la madre che portava la morte e la distruzione, dentro una visione ciclica in cui la morte non era considerata il fine di tutto, no? Ma era solo un passaggio, come rientrare in un calderone, essere rimescolati per essere rivomitati, che tra l'altro è come funziona l'universo, se ci pensi, perché questo è il meccanismo che governa tutto quello che noi conosciamo. Quindi quando quella visione è stata incrinata, è iniziato questo processo di imbarbarimento, di fatto, no? Che ha isolato l'umano dal resto delle specie e che ha fatto dell'umano maschio l'unico che poteva decidere delle sorti degli altri, proprio creandosi questa legittimazione di essere superiore alle forze della natura, un'illusione.